Ciao ragazze, oggi vi faremo il tutorial di questo bellissimo cornetto portafortuna completo di quadrifoglio e coccinella, quindi sarà un tutorial, spero, fortunatissimo. Nel nostro sito trovate già caricato il nostro kit. Il sito è www.lineamerceria.it oppure mi potete scrivere su WhatsApp 328 788 3018. Il tutorial lo farà Serena. Quindi lascio a lei il tavolino per Grazie. iniziare il lavoro. Questi li mettiamo qua da una parte. Ecco qui. C'hai tutto al completo? Sì, Quindi puoi iniziare. perfetto, Vai. grazie. A dopo. Ciao ragazze, iniziamo riportando il cartamodello del cornetto sul panno Lenci. Lo ritagliamo lasciando 1 cm di tessuto tutto attorno e con il filo quello più spesso andiamo ad effettuare una cucitura a mano. Ovviamente chi vuole può farlo anche a macchina. Prendiamo ago con un filo abbastanza spesso e robusto e iniziamo a fare un punto in modo da fare una cucitura. Ovviamente il cartamodello è stato riportato sul panno Lenci utilizzando una penna che con il calore va via, però potete utilizzare anche una penna evanescente. Una volta fatto il punto, la cucitura tutto attorno, andiamo a fermare il filo in modo da bloccarlo ed ecco il cornetto cucito. Prima di risvoltarlo andiamo ad effettuare dei taglietti tutti attorno in modo da aiutare quando andiamo a risvoltare. Essendo un po' ricurvo, prima di imbottirlo è meglio fare questa cosa, ovviamente facendo attenzione a non arrivare alla cucitura. Ora risvoltiamo il cornetto aiutandoci con un bastoncino. Con il dito, con il bastoncino, vi aiutate a mettere bene il tessuto all'interno ed ora iniziamo a imbottire. Iniziamo con un piccolo ciuffettino, non mettetene tanta, se no non viene bene la punta. Mi raccomando, cercate di inserirla bene perché deve rimanere rigida la punta, ma anche tutto il cornetto. Riprendiamo ago e filo messi in doppio, riprendiamo il cornetto in mano, quel centimetro, mezzo centimetro che abbiamo lasciato in eccesso lo andiamo a ripiegare in modo da prendere il tessuto in doppio. Così è più resistente, trattiene meglio. Facciamo un punto filza tutto attorno. Una volta finito il punto filza, tiriamo bene e chiudiamo. Una volta chiuso bene il cornetto, andiamo a tagliare il filo. Ora mettiamo da parte il cornetto e proseguiamo con il quadrifoglio. Come prima ho riportato sul tessuto che trovate all'interno del kit il modello, tessuto in doppio, e andiamo a fare il punto festone tutto attorno. Partiamo in questo angolino.
e facciamo il punto festone tutto attorno. Arriviamo fino all'angolino e chiudiamo riportando il filo dentro. Facciamo passare in mezzo tra i due tessuti. Tiriamo piano e tagliamo il filo in eccesso. Una volta fatta la parte sotto del quadrifoglio, andiamo a prendere la parte centrale, dove io già ho iniziato a fare un punto filza, e ora proseguirò. Lo facciamo tutto attorno, facendo attenzione a non tirare troppo il filo, se no si arriccia il pannolenci e non va bene, deve rimanere piatto il punto. Andiamo sotto, stendiamo bene il filo in modo che non faccia pieghe e lo rifermiamo con un piccolo paio di punti. Una volta finito andiamo ad attaccarlo sopra il quadrifoglio. Nel cartamodello troverete dei punti di riferimento da seguire, in modo da andarlo ad attaccare bene, perché sennò poi mettendolo dall'altro verso non butterebbe bene, ecco. Quindi andiamo ad attaccarlo seguendo il segno. Mettiamo un po' di colla, non esagerate. Ora lo mettiamo da parte e proseguiamo con la cuccinella. Per prima cosa, prima di cucire la cuccinella, andiamo a prendere il pistillo che troverete all'interno del kit e andiamo a colorarlo nella parte centrale con un pennarello nero, perché sennò è bianco. Giustamente le antennine della cuccinella sono nere, quindi con un pennarello andiamo a colorare. Lo ruoteate leggermente in modo da colorarlo bene per tutta la lunghezza e lo facciamo asciugare. Nel frattempo iniziamo a cucire la cuccinella. Di nuovo ago e filo, poi vi dirò anche i colori che ho utilizzato del filo. Prendiamo il cartamodello della cuccinella che ho sempre riportato sul pannolenci nero che trovate all'interno del kit, tagliata in doppio, e andiamo a cucirla a punto festone. Iniziamo su un angolino della testina, procediamo con qualche punto, andiamo ad aprire e andiamo ad attaccare all'interno le antennine che nel frattempo si sono asciugate. Mettiamo un leggero punto di colla, pochissimo, e andiamo ad attaccare se vi esce un pochino di colla. Piano piano con le forbicine la tagliate e la levate. L'importante è che non mettete la colla sopra e sotto, perché sennò se vi si attacca non riuscite più a cucire. Una volta attaccate così all'interno, proseguiamo con il punto festone tutto attorno. Se è un pochino duro che c'è la colla, fate un pochino più di forza, ma vedrete che riuscirete sicuramente. Una volta arrivati a questo punto, incominciamo ad imbottire il corpo della cuccinella. Piano piano la inseriamo all'interno, aiutandoci se serve sempre il bastoncino, e rifermiamo il punto. Io lo porto dall'altra parte della testina e lo riporto qua, così sono sicura di bloccarlo bene. E ora passiamo alle alette della cuccinella. Come per tutti gli altri pezzi, ho riportato il cartamodello delle alette sul pannolenci, in questo caso quello gritterato, e viene ritagliato, e
seguendo il cartamodello, e poi facciamo lo stesso il punto festone tutto attorno e andiamo ad attaccare i pallini della coccinella sulle sue alette, sempre pannolenci in doppio. Ok, e facciamo lo stesso come l'aletta che già ho realizzato, tutto il punto festone attorno. Ovviamente ho sempre disegnato con la penna, quella che con il calore va via, poi daremo una botta con l'aria calda per eliminare il segno. Metto di nuovo la spilla in modo che mi tenga fermo la forma, perché il pannolenci glitterato è un pochino più rigido rispetto al pannolenci normale. Come vedete, l'altra aletta che ho fatto è leggermente ricurva, perché essendo rigido il pannolenci, quando andiamo a tirare il punto del punto festone tende a creare questa arcatura. Arrivati a questo punto possiamo anche ormai levare la spilla e proseguiamo fino alla fine. Come vedete, tirando tende un po' a curvarsi, creando questo effetto. Una volta finita quest'altra aletta andiamo ad attaccare i restanti tre puntini. Ricordiamo che nella coccinella ci devono essere 7 puntini per portare fortuna. Prendiamo la pistola della colla a caldo, ovviamente facendo attenzione a non mettere troppa colla. Andiamo ad attaccare i puntini ed ecco qua le alette pronte. Ora riprendiamo la coccinella in mano e andiamo ad attaccargli le alette. Mettiamo un pochino di colla qui, senza esagerare, e andiamo a posizionarla qui, proprio sulla schiena. A questo punto prendiamo il cordino grezzo che trovate all'interno del kit e il corno. Andiamo a creare il laccetto per appenderlo, che ci servirà d'appoggio per i nastri e per il quadrifoglio. L'ho preso in doppio e ho fatto un nodino e andiamo ad attaccarlo al centro del corno, sempre colla a caldo. Ora prendiamo i nastri e il nastro e i cordoncini che abbiamo all'interno del kit e prepariamo dei fiocchi. Io mi aiuterò con l'innastrarte con la misura più grande da 13 cm e creerò un fiocco a 3 giri. Ripetendo la stessa operazione anche per il cordoncino rosso. Ok, e ripetiamo la stessa cosa, lo stesso procedimento anche con il nastro alto. Questo avrà una coda più lunga, poi ovviamente chi non ha il nastrarte può farlo tranquillamente a mano. Ed ora completiamo il cornetto. Per prima cosa prendiamo il fiocco grande e andiamo ad attaccarlo qui dietro sul cordoncino, sempre con l'aiuto della colla a caldo. Sfruttiamo il cordino proprio come appoggio, come sostegno. Ora prendiamo i cordoncini e andiamo ad attaccarli lo stesso qui, spalzato. Ora prendiamo la foglia, ovviamente potete attaccarla come preferite, con il zampetto in alto, in basso. Io all'inizio metto poca colla, meglio sempre metterne poca e poi aumentare dopo. Aggiungiamo ancora un pochino di
sotto e andiamo ad attaccare la coccinella. Mettiamo un pochino di colla e il nostro cornetto porta fortuna è pronto. Ora vi ricordo i colori dei fili che ho utilizzato. Per le alette della coccinella e per il cornetto ho utilizzato il Gutermann 30 metri, il filo quello più resistente, e il colore è il 365. Per l'interno del quadrifoglio ho utilizzato un verde un pochino più scuro, che è il colore 585. Per la parte esterna del quadrifoglio ho utilizzato il colore 283 e per il corpo della coccinella ho usato il colore 000, che è nero. Spero che il tutorial vi sia piaciuto. Serena, come sempre, è bravissima e grazie, spiega proprio benissimo. Adesso i cornetti sono cresciuti perché da 3 sono diventati 4. Quindi vi ricordo che il kit, me lo passi un attimo Sere, che il kit è disponibile già nel sito www.lineamerceria.it. Mi potete scrivere, telefonare al numero WhatsApp 328-788-3018 per qualsiasi cosa e per tutte le info. Grazie mille, Sere, al prossimo tutorial, perché ci stiamo già preparando per il Natale con tantissime idee. Spero che porti veramente fortuna. Ciao a tutte. Ciao. Ciao.